Bentornata ai miei video. Oggi parleremo del mondo Amiga, della possibilità di trasferire dati dal mondo PC al mondo Amiga, facendo una piccola operazione. Non parleremo in questo video di come collegare il PC fisicamente al nostro PC, non parleremo di come fare una rete LAN, quindi con cartelle condivise, eccetera, eccetera, ma utilizzeremo la Compact Flash, cioè gli hard disk, questi erano quelli che erano montati normalmente sulle Amiga 600, sull'Amiga 600 e sulla 1200 e altre macchine che avevano adattatori comunque per i nostri hard disk IDE. Ma da un po' di tempo a questa parte il mondo, diciamo, mondo informatico ci ha fornito di interfacce che permettano l'utilizzo delle Compact Flash su i PC come se fossero degli hard disk. E quindi ovviamente è stato utilizzato anche per il mondo Commodore Amiga, facendo sì che è possibile installare un sistema operativo su una Compact Flash invece che su un hard disk. Grazie a questa possibilità, noi con varie interfacce, nell'Amiga 600 e nell'Amiga 1200 è più semplice, ma per esempio per l'Amiga 500 esiste interfacce come questa che è stata prodotta da Keeper 2K, dove qui potete vedere anche un'espansione di memoria oltre all'adattatore Compact Flash. È possibile quindi installare un sistema operativo su questi piccoli device. Perché parleremo di questi? Perché sono quelli che normalmente vengono utilizzati per la maggiore, spesso viene fatto dei fori sui lati o sulla parte posteriore di questi computer e vengono installati più Compact Flash, magari con più sistemi operativi adatti o per quello o per quell'altra funzione. È un mondo molto particolare, un hobby molto particolare, quindi noi con un adattatore Compact Flash PC card, scusate, USB, sarà possibile con un emulatore, con l'emulatore più famoso del mondo Commodore Amiga, trasferire i dati quindi da una cartella dentro il vostro PC a questa Compact Flash collegata direttamente alla macchina, ma che va in emulazione. Diciamo che sarebbe in teoria possibile anche con gli hard disk normali se avete questo adattatorino qui. Questo adattatorino qui vi permette di poter collegare il vostro hard disk al PC tramite una porta USB, ovviamente alcuni vanno alimentati, e potete utilizzare anche un hard disk standard. Perché non viene più utilizzato l'hard disk standard? Perché in effetti portano a un consumo maggiore, quindi diciamo a surriscaldarsi ancora di più, visto che già le Amiga non hanno nessun tipologia di ventilazione se non l'aria che esce dalle feritoie in modo naturale, e aggiungerci un hard disk oggi è un po' poco ha poco senso. Potete farlo se volete, comunque un'esperienza. Ma il problema è che scalderà sicuramente tanto e che comunque consumerà più corrente. Forse sarà più o meno la velocità sarà quella, perché insomma la porta IDE dell'Amiga non brillava in velocità. Però ecco, è un'esperienza che potete fare se volete. Potete anche utilizzare uno di questi adattatori se ce l'avete per fare la stessa cosa che faremo adesso con la Compact Flash. Andiamo sul nostro PC. Quindi togliamo il video qua su in alto. Come potete vedere, ho già preparato l'emulatore sul desktop. Allora, andiamo a dire che prima di tutto togliamo la nostra Compact Flash, la nostra Amiga 600 1200 e la andiamo a inserire nel nostro adattatore Compact Flash per il nostro PC. La prima cosa che andiamo a fare è uno shortcut sul nostro desktop. Dopodiché facciamo un bel tasto destro, proprietà, e aggiungiamo una funzione che è questo: Disable Hard Drive Safety Check. Se voi cercate su internet trovate questa dicitura, però spesso mi chiedete dove va inserita qua su in destinazione.
come? Non attaccata direttamente al ristante che leggete qua dietro, ma facendo uno spazio e poi copiandocela sopra. Se la mettete qui sotto non funzionerà. Facciamo ok, avviamo il nostro emulatore. Ecco qua il nostro emulatore che parte. Qui potete settare il computer come meglio credete. Io cerco sempre di settarlo come la mia macchina originaria, quindi come la mia 600. Nella mia 600 ho un Kickstart 3.1 e qui ci mettiamo un Kickstart 3.1, non dolle. Oh, eccolo qui. Dopodiché andiamo sul RAM, anche qui aggiungete la RAM quanto volete, velocità di lettura quanto volete, eccetera, eccetera, anche floppy. Quello che a noi interessa è questa opzione, CD e hard drive. Ci sono due pulsanti che a noi interessano principalmente. Il primo è add hard drive e il secondo è add directory or archive, ok? Prima di tutto andiamo a premere su hard drive, quindi aggiungiamo un hard disk. Abbiamo già inserito la nostra CompactFlash nel nostro adattatore, quindi la possiamo andare a selezionare tranquillamente. Eccola. A questo punto, qui lasciate così come volete, potete fare varie sperimentazioni con IDE e quant'altro, ma io di solito lo lascio così. Adesso andiamo ad aggiungere dove è la nostra cartella dove abbiamo depositato tutti i file che vogliamo trasferire all'interno della nostra CompactFlash. Quindi avremo già creato precedentemente una cartellina, la potete chiamare come volete, io l'ho chiamata Amiga. Per il settaggio è molto semplice, andiamo a scrivere PC come device name, label potete mettere tranquillamente PC e adesso andiamo a cercare anzi facciamo così, select directory, andiamo a cercare la nostra diciamo schedina. Eccola qui, io l'ho chiamata Amiga Deposito, seleziona cartella. A questo punto è i due punti il backslash Amiga Deposito Temp. Potrebbe essere sotto sci la vostra, potrebbe essere sotto DF e non ha molta importanza, però qui dovete mettere la vostra cartella dove avete messo all'interno tutti i file che volete trasferire, quindi che avete già scaricato, che avete già scompattato, che volete trasferire nella vostra CompactFlash. Quindi facciamo ok. Quindi qui facciamo start. Allarghiamo un pochino la visuale. Ecco qua. Adesso partirà la nostra CompactFlash esattamente come nel mondo Amiga, quindi come se fosse sulla vostra Amiga 600, 1200 o quel che è. Dovete solo attendere che venga caricato, come potete vedere in basso qua giù l'hard disk sta leggendo. Bene, eccolo qui. Io sto usando una suite di sistema operativo, il Classic Workbench se non mi ricordo male, perché sto usando questo? Perché all'interno di questo diciamo suite ci sono tutti i programmi che normalmente ci servono. Ecco, non è partito bene i colori, vabbè, non importa. Ci sono tutti i programmi che di solito ci servono per utilizzare al meglio il nostro Amiga. Ci sono varie funzioni che tanto saremo costretti a inserirle dopo. Io così mi sono evitato di dover fare installazioni che non sono banalissime. Adesso qui ancora non ha finito di caricare, partirà adesso qui sotto tutti i pulsanti, quelli diciamo di menu rapido. Eccoli. Bene. A questo punto sarebbe pronto il nostro workbench. Quindi se io schiaccio qui entreremo nel workbench standard con tutte le sue configurazioni. È come se stessimo lavorando sul nostro computer fisico, non, niente di diverso da quello. Ora andiamo un attimino, vedo se rimetto a posto i colori che sono un pochini brutti. Un minuto di pazienza. Ecco qua. Allora, vediamo un po'. Palette, pattern, non me lo ricordo più. Ah, screen mode. Ok. Alta risoluzione. Questo è questo. Usa, vediamo un po' se stavolta l'ha messa a posto. No, vabbè, lasciamoli così. Comunque non ha molta importanza quello
come sono ridotte le icone. Allora, qui come potete vedere è apparsa questa cartellina chiamata PC e qui data che è la mia seconda, parte del mio hard disk, cioè della CompuFlash divisa in due parti. Qui come potete vedere ora qui aprirà un mondo di roba perché io ho fatto un monte di sperimentazioni, quindi qua c'è veramente il mondo. Come potete vedere ci sono già diverse. Ah, qui addirittura parlo in italiano. Ci sono già diverse funzioni, se no di solito le funzioni sono quassù. Ora però, essendo in italiano, non mi ricordo più com'era. Ridisporre le icone, forse sì. Allora, adesso qui vedete già delle cartelle. Allora io facciamo finta che invece devo trasferire i dati, quindi apro anche la cartelletta PC. Come potete vedere adesso PC si apre. Questi dati qui sono all'interno del mio computer. Quindi il mondo Amiga, con questo emulatore, mi sta facendo vedere delle cartelle che sono sulla mia macchina, quelle che ho già preparato precedentemente. Ora facciamo finta che devo trasferire dei dati. Facciamo così, diciamo che voglio trasferire, boh, bella domanda, Amiga, vediamo un po' che c'è dentro, Amiga IT, facciamo, sì, facciamo così, allora, aspettiamo che abbia caricato, chiudiamo questo. A questo punto io posso trasferire tranquillamente le mie cartellette semplicemente trascinandole da un punto a un altro. Ok? Qui ci sono dei giochi, ora boh, prendiamo Bob, Bomber Bob, va. Aspettiamo abbia caricato tutta la sua, tutto quello che c'è qui dentro, ce n'era diversa roba. Adesso se io trascino la cartella su il mio hard disk, quindi la mia CompuFlash, la mia seconda parte, eccolo, che trasferisco il mio file. Bene. E il mio file è effettivamente adesso sulla mia CompuFlash, quindi se io adesso chiudo tutto quanto e vado a riaprire la mia CompuFlash, troverò la cartelletta Bomber Bob italiano fisicamente scritta lì dentro. Questa è una DF, ora non è una cartelletta VHD load, ma possiamo farlo anche VHD load. Ovviamente dovremo andarla a mettere nei posti adatti. Questo sistema vi permetterà di poter trasferire quindi i dati che avete precedentemente preparato nella cartella PC, quella che ho chiamato archivio, nel vostro Amiga tranquillamente senza grossi problemi, perché trasferendoli semplicemente con un trascinamento dalla cartella PC, quindi andando ad aprire la cartellina che vi interessa, ad andare ad aprire la cartella data, potete trasferirla direttamente all'interno del vostro sistema. Qui, perché io utilizzo questo sistema qua, perché questa suite ha effettivamente diverse utility. Una di queste è l'Opus, scusatemi, che è decisamente interessante. A cosa serve? Serve per fare appunto quello che abbiamo detto fino adesso, cioè avendo la cartellina PC configurata, la partizione DF1 o DF0, quel che è, scusatemi, DH1 configurata, noi possiamo trasferire da una parte all'altra. Come? Così io qui seleziono PC, qui avrò tutto l'elenco di quello che ho all'interno della mia macchina, scusatemi, della mia cartella del PC. Di qua andrò invece a selezionare DF1, o scusatemi, io ce l'ho con DF1, DH1, e la mia partizione che vedete da questa parte della mia CompuFlash verrà, aperta e io potrò quindi vederla per intero
E semplicemente trasferendo, vedete, selezionando copia, trasferire quant'altro, con questo strumento è possibile fare delle copie da una parte all'altra senza grossi problemi. Ok? Ve lo consiglio, funziona molto bene, non vi dà problemi di sorta. È possibile anche fare estrazioni. Però dovete fare anche l'installazione. Vabbè, ora non stiamo a discutere troppo di questo programma. È un motivo per cui io utilizzo questo sistema, perché vi permette di avere diverse funzioni interessanti. Quindi ve lo consiglio. Quindi, per esempio, prendendo su hardware, partirà il sistema di valutazione del vostro hardware. Ora qui è abbastanza inutile, visto che questo è un emulatore. Comunque, possiamo anche fare dove speed, fare il check, eccetera, eccetera. Allora, quindi, come si fa a trasferire i dati dal mondo PC al mondo Amiga? Tramite l'emulatore e la vostra Compact Flash. Quindi, dopo che la vostra Compact Flash è stata configurata con quello che volete, quindi il 3.1 liscio, oppure con il Classic Workbench o quel che volete, la inserite nell'emulatore come vi ho mostrato, settate la directory che avete precedentemente inserito i vostri dati che volete trasferire all'interno della Compact Flash, quindi nel mondo Amiga, e a questo punto avviate tutto e trasferite come vi ho mostrato. È abbastanza rapido, io non cerco mai di fare di forzare troppo la mano, anche se il sistema, come avete visto, è lento a partire, mi va bene anche in questa maniera. Cerco di fare varie sperimentazioni anche in questa maniera, perché così non devo tutte le volte rinstallare, per esempio, io di queste Compact Flash, quindi ho diverse, come avete visto nel video, e diverse con sistemi operativi dentro, in modo tale che se mi rovina una posso ripartire. Potete trasferire quello che volete come un semplice file oppure un gioco, quindi completo, per esempio un DHD load. Qui ce ne avevo messo alcuni, se non mi ricordo male. Potete provarli anche a far partire qui, anzi no, qui VHD load. Potete provare a far partire anche qua tranquillamente. Attraverso le vostre varie sperimentazioni. Io adesso qui, questa è quella di prova, quindi è piuttosto incasinata effettivamente. Comunque, per esempio, ora non mi ricordo se su R c'è qualcosa. Proviamo un po'. Questo ho fatto il trasferimento tutti con questo sistema, quindi trasferiti tutti a mano, come potete vedere, settando la cartella PC, mettendo la Compact Flash, trasferendola a mano, eccetera, eccetera. Il mondo Amiga non è semplice come il mondo PC, ovviamente, perché è un sistema operativo che è nato diverso tempo fa, non è un sistema operativo di quelli moderni. Ora proviamo a lanciare questo sicuramente non funzionerà, perché alcuni partono solo con tanta memoria, quindi mi sembra di memoria ne ho pochina, altri invece hanno bisogno di 68.020, cosa per esempio nella mia Amiga 600 c'è. Perché ho un'acceleratrice, comunque proviamo. Vediamo un attimino. Quindi, credo che vi ho dato delle indicazioni. Ora io sono tutta esperienza personale quella che vi ho mostrato. Ho visto che non esistono veri e propri tutorial, quindi ho provato a darvi un po' la mia esperienza in questo mondo. Ho cercato di far funzionare il tutto così come vedete, sono contento di esserci arrivato, non è stato semplice e spero che. Ah, invece è partito, guarda, è bellino. E spero che invece, facendo in questa maniera, vi ho dato delle indicazioni valide. Ora, se mi riuscisse, qui possiamo chiudere.
Bene, io spero quindi, come dicevo, di avervi dato delle indicazioni valide, questa è semplicemente la mia esperienza. Vi saluto al mio prossimo video, spero di esservi stati veramente di aiuto, comunque di stimolo per poter fare sperimentazioni di questo tipo. Nella prossima volta farò un video, cercherò di fare un video dove vi faccio vedere come tramite la suite Classic Workbench, se non mi ricordo male come si chiama, ricreo dei floppy. Tranquillamente, senza grossi problemi. Ho trasferito il file ADF che avete visto anche alcuni scusatemi, alcuni workbench, li ho ricreati su floppino. Vi farò vedere come ho fatto anche in quel caso lì. Anche in questo caso è semplicemente la mia esperienza. Benissimo, vi saluto e spero che questo video vi sia piaciuto. Arrivederci.